Allora, buongiorno a tutti, io sono il dottor Max che vi parla come al solito dalla Tanzania. Oggi qui è una bellissima giornata di sole, stiamo entrando nella stagione migliore da qui fino a dicembre, poi dicembre comincia un pochino il caldafoso, dicembre e gennaio e poi febbraio-marzo ricomincia la bella stagione. Quindi la temperatura, come ho detto tante volte, rimane stabile, almeno nella zona in cui sono io, dai direi 26, 27, ai 30, 32 gradi, rarissimamente va oltre 33, però quello che cambia è solo l'umidità. Oggi però non parliamo di piano B e piano C, parliamo della consulenza oro che poi spazia, no? Cerchiamo sempre di dare più informazioni possibili in vista del grande reset e quindi oggi parleremo di diverse cose. La cosa che vi chiedo, come al solito, è quella di farmi delle domande, perché con delle domande io poi vi do delle risposte per quello che posso aver capito io. La trasmissione va avanti in maniera molto più fluida. Adesso lascio Mentre ringrazio tutti, lascio la parola al dottor Manca per il solito aggiornamento per quello che riguarda l'andamento dell'oro e la situazione dell'oro in questo momento. Prego, Walter. Grazie Max, di nuovo buongiorno a tutti quanti. È un Walter, mi periodo. senti? Prego. Sì. È un periodo un po' particolare perché, nonostante gli acquisti stiano mantenendosi sostenuti da parte delle banche, il prezzo dell'oro adesso è sceso a 55,7 al grammo. Al fixing di Londra, quindi è artificiosamente tenuto in basso e siamo praticamente ai livelli dei minimi di febbraio di quest'anno. Questa è una notizia buona per chi sta acquistando adesso e ovviamente chi invece ha già comprato, magari ha comprato a prezzi più alti, potrebbe rappresentare un motivo di preoccupazione. Quello che posso dire è che l'oro non è una speculazione, è una protezione del patrimonio nel medio-lungo periodo e nel medio-lungo periodo non ha mai disatteso le aspettative e la propria funzione. Vi dico una curiosità: ieri sera ero a cena con amici e ho sentito uno degli amici che chiedeva all'altro se avesse acquistato i BTP valore, emissione dello Stato, pensa, danno il 4,1% per il primo anno, primi 2 anni, poi aumenta di qualcosetta. È buono come rendimento. E ho detto, ma scusate un attimo, l'inflazione quant'è? È stata l'11 l'anno scorso, quest'anno pensano che arriverà al 5%. Ok, quindi avete fatto un investimento che vi frutta una perdita dell'1%. Qual è il senso di questo investimento? E sono rimasti in silenzio. In effetti, una cosa che si fa fatica a pensare è la funzione dell'oro quale protezione del potere d'acquisto nel medio-lungo periodo. Si tende a guardare a breve. Cosa mi dà in un anno, cosa mi dà in 2 anni, senza pensare che quello che ha dato formalmente non corrisponda a quello che può aver dato in senso completo e con una visione totale del tutto. Gli ho fatto questo ragionamento, ma anche qui bisogna distinguere altri aspetti di chi si avvicina al mondo dell'oro o degli investimenti in generale. E cioè l'oro sarebbe interessantissimo per chi è giovane per farsi un piano di accumulo nel tempo e sarebbe da consigliare a chiunque, invece i giovani non ci pensano oppure non possono pensarci perché in effetti oggi come oggi l'idea di mettere da parte qualcosa quando si fa già fatica ad arrivare a fine mese può essere un problema.
quanto con Ovesta, a partire da 25 euro, si può già pensare a un piano di accumulo, un piano di risparmio. Ma al di là di questo, i fattori che tengono lontano dall'oro, per conto mio, sono legati principalmente a una informazione non completa, non buona, e quindi a una mente, a un orizzonte molto limitato che hanno molta buona parte delle persone che non valutano, fra l'altro, la funzione di diversificazione nei propri investimenti, oppure pensano di diversificare quando fanno fondi con caratteristiche diverse, fondi di investimento con le banche con caratteristiche diverse. Sono sempre fondi di investimento, vanno sempre a pescare nell'azionario, nell'obbligazionario, quindi nel filone finanziario classico e tradizionale. Per cui quello che posso dire io, questo momento ancora per conto mio molto buono per acquistare e soprattutto gli analisti continuano a dire che il prezzo attuale dell'oro è molto sottostimato. Quindi una buona parte degli analisti prevedono in tempi, qui c'è chi dice già entro la fine dell'anno, c'è chi dice che nell'arco del 2024 arriverà ai 2000 dollari l'oncia, l'oro, per cui ci sono diverse correnti di pensiero, ma tra gli analisti una cosa costante è comunque che tutti quanti ne continuano a prevedere un aumento di valore. Quindi Auvesta può essere un partner per chi ha necessità di o la volontà di aderire a determinati servizi che Auvesta offre, ma l'oro io mi sento di consigliarlo in qualsiasi caso. Quindi vi auguro un proseguimento di giornata d'oro e ridò la parola a Massimo. Però, ah sì, Ok, scusa. benissimo, grazie Walter. Dunque, avete per caso... Sì, avete per caso delle domande? Allora, se non avete delle domande, se non avete le domande, dunque io vi ho preparato qualche cosa anche qui da leggere. La domanda quando praticamente noi cosa stiamo facendo qua? Stiamo cercando di capire qual è la maniera migliore per investire i soldi che abbiamo in banca, quei pochi che sono rimasti in banca, no? E quindi ci si deve chiedere, ma al momento del genere qual è l'investimento migliore che posso fare? Posso fare un investimento tra virgolette speculativo con rischi minimi? Direi in questo momento direi proprio di no, perché è un momento di passaggio in cui qualsiasi tipo di investimento si faccia cosiddetto ad alto rischio diventa ad altissimo rischio, perché non si sa assolutamente quello che succederà. Succederà esattamente anche ai mercati finanziari con l'introduzione della moneta digitale. E adesso vi faccio una considerazione, spero di sbagliare, che è un po' la mia previsione in base a quello che posso aver capito io e al significato delle parole. Allora, ci si deve chiedere, per chi conosce l'inglese, no? Ci si deve chiedere, ma che cosa vuol dire grande reset? Reset di che cosa? Perché chi si occupa di comunicazione e soprattutto di computer sa che il computer o quello stesso telefono ogni tanto devono essere risettati, oppure si chiamano setting, tutte quelle opzioni attraverso le quali noi possiamo appunto diciamo risettare o settare il telefono secondo i nostri desideri, no? Le nostre volontà, quello che vogliamo che la macchina ci fornisca in quel momento, ma se no reset vuol dire azzeramento. Reset vuol dire nella sostanza ripartiamo
da capo, da zero. E l'interpretazione di uno come Schwab, secondo me, è soltanto quella. Quindi si può immaginare uno scenario nel quale succede un evento catastrofico finanziario e quello poi gli dà la scusa, di creano il problema, te lo comunicano e ti danno poi anche la soluzione, che è un po' quello che stanno facendo adesso, arrampicandoti sugli specchi, proponendoci tutti i vantaggi delle monete digitali, che in realtà non hanno nessun tipo di vantaggio, anzi, creeranno soltanto enormi problemi. Creeranno enormi problemi indipendentemente dal fatto che ci sia il crash finanziario, perché se succede il crash finanziario ci troviamo in braghe di tela tutti, nel senso che io magari ne soffrirò forse, forse un pochino meno, ma chi è in un mondo occidentale sicuramente non ne troverà nessun giovamento, almeno le persone normali come noi, no? Anche perché sostanzialmente, come vedete, non siamo preparati ad affrontare un momento del genere. Si vive un po' tutti alla giornata, si tengono i soldi lì e si dice speriamo in bene, in particolare in Italia, c'è questa un po' mentalità qui. Quindi io vi dico comunque, anche qualora non succedesse niente di catastrofico, e siccome è questione di mesi, no, dovrebbero, alcune banche hanno già annunciato la conversione nei token. Poi saranno le monete digitali come la Citibank americana o anche altre banche in Australia, anche altre banche. Stanno ancora indugiando le banche principali, perché poi questo è un non ritorno, quindi devono testare i sistemi in maniera tale che siano sufficientemente affidabili dal punto di vista contabile. Però sia che queste monete siano centralizzate, cioè centralizzate, che vuol dire sottocentralizzato, vuol dire sotto il controllo delle banche centrali, o siano decentralizzate, tenete presente che non cambierà nulla. Anzi, io preferirò e manterrò i soldi alla Chase Manhattan Bank, sia che siano fiat, sia che siano digitalizzati, perché in un certo senso preferisco dare fiducia alla banca, alla Chase, che devo dire JP Morgan sarà stato pure un figlio di puttana, scusatemi l'espressionaccia, però è sicuramente forse la banca numero uno al mondo, almeno per quello che riguarda la qualità del servizio, perché io ci lavoro ormai da 25, quanti sono 25 anni, mi ricordo, 24, 25 anni, e devo dire che sono quasi perfetti in quello che fanno, quindi sanno quello che fanno e quindi a me mi piace. Mi interessa se devo pagare qualcosa al mese e va bene, mi soddisfano nel servizio che mi offrono come cliente, però preferisco quindi lasciarli lì piuttosto che metterli in un wallet gestito da uno che non so chi sia e che in qualsiasi momento mi può chiudere il rubinetto. Io che faccio? Adesso noi abbiamo la possibilità di andare all'agenzia quando c'era un problema, andare a parlare col direttore, che era sempre un rapporto difficile, no? Però grosso modo che cosa arrivavi a ottenere? In particolare in America, se la banca fa un errore, vai lì, ci parli, in linea di massima in meno di 48 ore risolvi tutto, per esperienza mia. E non si scusano, però fanno mea culpa e ti ridanno i soldi. Dopo chi chiami? Cioè, dopo capite che i soldi li mandi, che adesso ci sono tanti wallet, no? Sono a disposizione di banche online, ma queste banche online, come offrire un complaint, si chiama, un problema, se ti cominciano a prendere i soldi con tutte le varie scuse, chi chiami? Quindi state assolutamente attenti a tutti quelli che oggi vi vendono i wallet decentralizzati. Quelle saranno sicuramente delle grandissime truffe, perché già sarà una truffa ed è una truffa la digitale, no? Lo sapete perché hanno introdotto principalmente le monete digitali?
Questa domanda è una parte, te la faccio anche a te questa domanda, se vuoi fare un tuo commento, una tua opinione, però di dire quello che vuoi dire. Poi magari vi dico io la mia. Su, c'è qualcuno che può fare un'idea del perché hanno introdotto queste monete digitali? Oh, tanto le risposte certe non le so nemmeno io, si fa per parlare, eh? Qualcuno che può dire qualcosa? Fare dei commenti, prego. Beh, per il controllo e per la velocità anche delle transazioni. Ok, Erika, certamente. Poi. Io vedo effettivamente il controllo come il rischio maggiore legato alle monete digitali e poi ovviamente per scompigliare il piatto sicuramente è una cosa nuova che ha già iniziato con il Bitcoin a creare mentalmente un'idea diversa rispetto alle monete fiat alle quali siamo abituati e ci sta portando ad essere abituati alle cripto. Per ottenere una valuta. Allora, guarda Walter, quello che mi ha fatto accendere, scusate un attimo, poi vi do la parola. Sì, queste sono motivazioni valide, ma secondo me non è la motivazione principale. Ma la motivazione principale, io l'ho letta su un post che hai postato adesso su Facebook. Prego, altri commenti? Per ottenere la valuta. Mi sembra di ricordare, però poi ci arrivare a trovare. Mi senti? Scusami Diego, non ti sento, almeno io, ripeti. Dicevo, per arrivare ad ottenere una valuta unica mondiale. Sì, questo è possibilissimo. La valuta unica mondiale, bisogna, faccio questa parentesi, bisogna comunque intendersi che cosa si intende. Perché per moneta unica mondiale la vedo molto dura nel breve periodo, per tutta una serie di ragioni, anche legate alle nazioni, è difficile, no, convincere il governo cinese di utilizzare la stessa valuta che governa, che regola, insomma, l'americana, sono difficile fare un'operazione così. Quello che invece avverrà sarà che manterranno le monete digitali, molte monete digitali, considerate che sono già più di 20.000, io non lo sapevo, in cui ci saranno le monete leader, come al solito ci sarà la Fed Coin, ne ho già parlato, no? Ci sarà la RS Coin in Gran Bretagna, cioè ogni nazione ancora avrà le proprie, ci sarà l'euro digitale. Però la metodologia del sistema che adotteranno sarà lo stesso per tutti. Saranno tutte monete digitali. E quindi sottoterranno tutte, saranno, avranno tutte le stesse regole decise, guarda caso, in Europa, a Basilea e non dalla Federal Reserve in America, come avrei detto io, forse se dovevo fare un intervento anche 4-5 anni fa, oppure anche 2 anni fa, che non avevo capito. Come vedete, tutti i think tank di oggi, tutte le grandi organizzazioni hanno sede a parte, hanno sede in Svizzera. E dobbiamo chiederci perché. Tutto questo che vi dico è anche collegato a tutto il lavoro e alle letture che sto facendo in questo momento. Altri commenti? Allora, secondo me la ragione principale per la quale lo fanno è quello che mentre quando oggi emettono una valuta in carta, la valuta in carta i 50 euro te li danno. Te li usi, chi li riceve li riusa, ma non ci sono fee. I 50 dollari sono euro, sono sempre 50 euro. Invece, con l'introduzione della valuta digitale, ogni volta che te farai una transazione utilizzando il digitale dovrai pagare una fee. Quindi, alla fin fine,
perderai sempre potere di acquisto, sarai sempre più povero, perché anche se fosse un minimo, ogni volta che te fai una transazione, fai 100 transazioni, il potere di acquisto di questi 50 è Walter, si potrebbe fare anche un calcolo tecnico, no? Ora io non l'ho ancora fatto, però questi 50 non sono più 50 sicuramente, magari sono 25. E tutti questi soldi qui vanno alle banche centrali, cosa che invece, introito invece, che oggi non hanno. Quindi non soltanto noi saremo aggravati dal debito pubblico già esistente, creato fittiziamente e con gli interessi, no, che ogni Stato deve pagare sul debito pubblico nazionale, oltre ai debiti privati che già abbiamo. Ma ogni volta che faremo un'operazione dovremo pagare una fee. E quindi poco il ceto medio e il ceto, diciamo, molto povero, faccio commenti, ma il ceto medio non esisterà quasi più, cioè andrà piano piano a perdere tutto il potere di acquisto. Perché tenete presente che sulle transazioni basse ci sarà una fee bassa, ma sulle grandi transazioni, sulle grandi operazioni ci sarà una fee in proporzione, no? E quindi soltanto i ricchi e i ricchissimi si salveranno, perché noi in tempo 5-10 anni non avremo quasi più niente. Fate i vostri calcoli, perché io grosso modo li ho fatti. Cioè il potere di acquisto diminuirà sempre giorno per giorno e non potremo fare niente perché le entrate grosso modo saranno quelle a essere positivi, ma saranno sempre meno. E mentre le fee saranno un colino, sistematicamente qualcosa, qualsiasi cosa faremo, dovremo comprare delle cose per vivere, dovremo sistematicamente pagare delle fee. Oltre alle fee bancarie, oltre alle fee che ci sono già adesso, i mutui, tutte quelle, al di sopra di quelle ci saranno ancora, ci sarà questa tassa fissa, neanche tanto nascosta, Riccardo, buongiorno, rappresentata proprio dalla moneta digitale. Commenti, Riccardo, buongiorno, vedo che sei già iscritto, quindi non ti scrivo. Stiamo parlando delle problematiche nel momento in cui introdurranno le monete digitali, che ormai dovrebbe essere questione di poco, eh? Che l'hanno già annunciato diverse volte. Avete commenti su quello che ho detto? Se posso dire, a mio parere, quello che stanno già facendo adesso con l'incentivazione della moneta elettronica, l'utilizzo della moneta elettronica, le carte, bancomat e così via, stanno già facendo una parte di effetto colino, come dicevi tu, effetto setaccio, che qualcosa rimane sempre attaccato alle banche come fee. Che le paghi il commerciante che poi le gira comunque come prezzo sul consumatore finale, ma già adesso è il motivo per il quale stanno le banche spingendo sempre di più verso la moneta elettronica per allontanare l'uso del contante e con la scusa dell'antiriciclaggio limitano e cercano di limitare sempre più l'uso del contante. Massimo, non ti sento e credo neanche gli altri. No, non si sente. Esatto. Poi naturalmente c'è la funzione di controllo che sarà altrettanto importante perché con la creazione delle smart city, ne Mi abbiamo parlato sentite anche in adesso? passato. Sì, Mi adesso sentite sì. adesso? Ecco, benissimo. Sì, appunto, segnalatemi quando non mi sentite perché purtroppo. Dunque, dicevo, con la creazione delle smart city,
E chi non sa cosa sono le smart city, in due parole, stanno lavorando a questo progetto, per cui, per esempio, quello che è successo alle Hawaii, è probabilmente dovuto al fatto che devono ricreare le Hawaii, e quell'isola lì era stata selezionata per diventare una smart city, e siccome c'è da cambiare per inserire l'intelligenza artificiale, c'è da cambiare tutta la struttura anche tecnica, elettrica, no? Di tutto, di tutta l'isola. Hanno fatto prima fare Piazza Pulita come esperimento, perché loro sperimentano, devono sperimentare sempre anche queste nuove armi. Ricordo che non soltanto hanno usato il laser, ma hanno usato anche l'energia, come si chiama? Ora mi sfugge il nome, ora poi ve lo dico, quella che hanno usato anche nell'11 settembre, che scioglie praticamente anche l'acciaio, scioglie un pochino tutto. Quello lì era un esperimento, ma per esempio un esperimento simile lo stanno realizzando anche a Dubai. Quindi saranno delle zone molto molto limitate nel quale vivranno le persone, no? Come adesso c'è il comune di residenza o la provincia che sia, e saranno fatte tutte un pochino all'inizio, immagino io a macchia di leopardo, no? In cui ci saranno le città più grandi, avranno diverse smart city che poi potranno essere collegate meno, ma per andare da una smart city all'altra smart city avrai bisogno di un pass, e non tutti avremo il pass. Ecco, succederà che coloro che vivono all'interno di questa smart city potranno spendere soltanto all'interno, usualmente all'interno della smart city, nella quale avranno praticamente tutto, ma soltanto i ricchi, super ricchi, con un pass, un'autorizzazione speciale, potranno uscire dalla Smart City. Io ho ricordato anche in passato di vedersi il film La storia di John, in italiano, oppure di Giver, che è una rappresentazione, secondo me, abbastanza realistica di quello che potrebbe essere la vita in una città futura. Perché qui parliamo. Adesso siamo nel 2023, parliamo di quello che accadrà nel 2050, immagino, 2060, quel periodo lì. Ecco, quindi noi non vedremo probabilmente le smart city compiute, però vedremo delle smart city, dei prototipi delle smart city, secondo me. In alcune zone, in alcune città selezionate, le vedremo. Una delle prime sarà alle Hawaii, che alle Hawaii adesso stanno ricostruendo tutto, faranno in 448, vedrete un po' meno, e quello è il prototipo numero uno. È stata una convenzione molto importante in America, in cui hanno tutte le gran parte delle città americane. Sono state presenti, sono state invitate, e ognuna di queste città ha presentato il proprio prodotto di Smart City, il proprio progetto di Smart City. Ma c'erano quasi tutto il territorio americano era presente. Mi ha sorpreso perché non c'erano molte città dell'est, erano tutte sudamericane, texane, tutti questi stati del Centro America, andando su ad ovest, quindi verso la California, ma di città e di appunto città in rappresentanza dell'est, quindi New York, Boston, Connecticut, ce n'era meno, c'erano, ma ce n'erano meno. Quindi queste sono le smart city. Quindi si potrà utilizzare questa moneta, che per certi aspetti potrebbe essere anche a termine, cioè te la danno, ti dicono dove le devi spendere e ti danno un termine entro il quale tecnicamente può essere fatto. Certamente ci sarà un limite di spesa. Dovete tenere presente la presidente della comunità europea, della
Banca Centrale Europea l'ha detto chiaro, dovrà necessariamente esserci un tetto di spesa. L'ha detto in maniera chiara, ne ho parlato anch'io in passato. Quindi non mi preoccupa me perché si parla le transazioni acquisto di oro di un certo quantitativo, se ci mettono un tetto di acquisto di oro con una veste di 3.000 dollari euro al mese, immagino come privati, perché poi le aziende non avranno questo limite, probabilmente è chiaro, però e che si fa? Per comprare 30.000 euro con la veste ci vuole 10 mesi. E quindi voi dovete tenere i soldi lì senza avere magari neanche la certezza che la banca autorizzerà la transazione. Perché ci sarà una stretta, un controllo su tutto. Siccome a Vesta non fa parte del circuito bancario e quindi ti dicono no, è che se va bene, potete trasferire 3.000 ma un'altra banca. A questa no, posso fare, vale a dire qualche cosa. Quindi quello che mi preoccupa è questo, che non so se ci avremo tutti questi problemi, tutti questi ostacoli, perché un po' meno ce li avremo. Quindi ora il prezzo dell'oro è calato per tre ragioni fondamentali. Acquisto di oro da parte delle banche centrali che sta continuando. Poi non possono deprezzare, come dicevo fuori onda, molto l'oro. Ricordo che l'oro, il prezzo dell'oro, come un po' per tutto, è gestito da una piccola lobby, e quindi non è che poi quella che è bancaria, quindi non è che loro possono adesso deprezzare molto l'oro, perché gli unici che hanno soldi cash per comprarlo sono Cina e Russia, e quindi farebbero un piacere, tra virgolette, agli amici, quindi non lo possono deprezzare troppo. Secondo, il dollaro si è appezzato, ovviamente anche all'aumento dei tassi di interesse, quindi con questo che quello che poi comporta. E quindi è chiaro che il prezzo dell'oro è stato rivisto a ribasso, però non dobbiamo preoccuparci assolutamente, anche chi ha comprato Max, ti abbiamo perso. l'oro per dire a 63-64. Sia io parlo sempre di dollaro, mi sentite adesso? Sì. Sì. Ecco, allora dicevo, insomma, so quando mi avete perso, stavo dicendo che hanno già annunciato l'introduzione di questa benedetta moneta digitale. E anche il passaporto digitale andrà tutto, insomma, andrà tutto insieme in un calderone. E quindi il momento col prezzo dell'oro che abbiamo adesso molto basso sarebbe, e questo è il momento per comprare. Quindi se c'è qualcuno che vuol fare anche un piccolo acquisto che è già cliente o Vesta, lo può sicuramente fare, 5, 10.000, anche 1.000, non c'è 1.000 euro, non ci sono limiti in questo senso, va bene? E ecco, avete per caso delle domande da fare? Io ho iniziato la trasmissione oggi dicendo: ma se non compri l'oro, cosa compri? E ora ci arrivo, no? Perché le alternative sono quelle che sono, eh. Nessuna domanda? Avete visto il video che ho postato sul balletto alla Città del Vaticano? Col Sì. Papa?
Sì. Farben colori dal Isabella, tedesco. buongiorno. Buongiorno. Me e Walter parla bene. Pronto? Pronto? Sì? Colori. Ecco, Walter, che cosa vuol dire far bene in tedesco? Pronto, Walter, mi senti? Sì, Cosa sì, vuol sì. dire far bene in tedesco? So che parli bene tedesco. Bravo. Farben vuol dire Ecco, colori. tenete presente che lo studio e la ricerca è solo... Bravo, benissimo, grazie. È solo una considerazione che faccio così, però come sapete bisogna masticare anche un po' di simbologia, no? Allora, io nello studio che ho fatto ho il soggetto principale di cui stiamo parlando è un'azienda che si chiamava IG Farben, un colosso che poi ai giorni nostri adesso si chiama Bayer, no? La Bayer di Monaco, c'è anche, sapete, prodotti farmaceutici e poi c'è la squadra di calcio, tutti conoscono i prodotti Bayer, l'aspirina è un prodotto della Bayer inventato, diciamo così, inventato dalla Bayer, va bene? La cosa curiosa è vedere che da dove ti giri, guarda per caso il nuovo simbolo dei BRICS, della moneta dei BRICS. Guarda, leggi il testo delle parole e guarda la coreografia del balletto che hanno fatto davanti al Papa. Si parla sempre di colori e di arcobaleno. Ma non è una cosa curiosa anche questa qui? In tedesco, Farben vuol dire colori. I colori dell'arcobaleno, tutte le parti dove ti giri. Quindi, se la simbologia conta qualcosa, e vi posso garantire che la simbologia non mente mai, come si diceva una volta, il detto diceva una volta, tutte le strade portano a Roma. Perché dico tutte le strade portano a Roma? Vediamo un po', facciamo una deviazione però molto importante. Ho scoperto un video di un intervento che ha fatto Arturo Marcelino Sosa Abascal, che è il superior general, il generale dei Gesuiti, no? Della Compagnia di Gesù. Eletto al 36° congresso il 14 ottobre 2016, che in una clip che io ho anche caricato, praticamente dice che quello che è successo nel Covid non è un incidente, è successo perché doveva avvenire. Ed è la conferma della nostra piena collaborazione nella missione, il nostro contributo di cambiare il mondo. Queste sono le sue testuali parole, l'ho anche caricata in questa cosa qui. E dice che la prossima volta sarà anche peggio, rivendicando in maniera piuttosto chiara e anche in maniera piuttosto spavalda, che tutto questo movimento qui, in tutto questo movimento qui, ci sono anche loro di dietro. E quando si parla di Gesuiti, si parla dell'Ordine di Malta. E quando si parla dell'Ordine di Malta, si parla di un simbolo, che è il simbolo dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Allora, possiamo fare una comparazione, chiudo qui, perché non vi voglio annoiare troppo, però sulla simbologia purtroppo bisogna studiare un po' di più. Quando si fa una comparazione si vede che la simbologia del Terzo Reich era nella sostanza la stessa, anche se di colore diverso, del simbolo dei Cavalieri di Malta. I primi era nera, la stella era nera, andate a vedervi per bene. La simbologia la trovate da tutte le parti, su internet andate a vedere i simboli del Terzo Reich, chi poi mastica queste cose lo sa. E poi vi fate la stessa cosa dall'altra parte.
Allora, quando poi si mettono insieme, come ci ha spiegato Agatha Christie, no? E tre indizi poi sono una prova. L'ha detto lei, è stata la scrittrice più famosa al mondo di gialli, è chiaro che l'ha detto lei, è difficile contestare una cosa di questo tipo, no? Tre indizi, piatto che tre indizi, sapete quanti indizi ce ne sono? Ce ne sono sicuramente più di 10. Ecco, quindi quello che stiamo vivendo oggi probabilmente il condizionale, ricordiamoci, però è sempre d'obbligo quando si parla in pubblico e io devo essere coerente con questa regola. Probabilmente si può chiamare il quarto Rai, c'è mica tanta differenza secondo me. E poi la sostanza è quello che fanno. Volete un'altra prova? Ve la faccio subito vedere io le cose man mano che le vedo, me le salvo e poi vediamo un po' se la trovo. Un'uscita così, molto così estemporanea di Bill Gates. Che ha detto Bill Gates in un'intervista? Non hai scelta. E l'ha ripetuto anche da non hai scelta, devi fare il vaccino. Questo chiamano vaccino, non c'è scelta. Quindi la mentalità che questo gruppo di illuminati, di non lo so, chiamateli come volete, di persone, è un po' questa qui, eh. Sono contrastabili? Sì, sarebbero contrastabili, però noi purtroppo siamo tutti dei cani sciolti e loro no. Loro no, loro sanno esattamente quello che vogliono ottenere. Per fortuna nostra litigano molto e questo li rallenta. I vertici, nonostante tutto, sono determinatissimi a portare avanti questo grande reset che è sostanzialmente una rivincita del quarto Reich. Quello che mi riguarda, il condizionale è sempre d'obbligo. Avete per caso, mi fermo qua, eh? Avete per caso, ho fatto questo approfondimento perché fuori onda Diego mi ha chiesto se avrei parlato di un po' di quello che sto leggendo adesso. Ricordo che queste segnalazioni mi sono state fatte proprio da lui e lo ringrazio molto perché cercavo materiale a supporto di queste idee che sono anche in parte presentate nella trilogia. No, io nella trilogia non ho voluto trarre nessuna conclusione perché il lavoro era ancora in divenire e quindi non avevo indicazioni. Ora però ho indicazioni in più, sinceramente. Le sto ottenendo e quindi forse l'intuizione che ho scritto anche appunto no, in maniera molto velata, senza tirare nessuna conclusione nella trilogia, risulta veritiera, che l'obiettivo non è quello di ottenere la verità assoluta, è quella di ottenere una verità possibile. Se no poi non si può più andare avanti, se non si capisce quello che è successo in passato, si finisce per ripetere gli stessi errori, no? A parte che anche quando si capisce abbiamo la mente corta e ce lo scordiamo subito, però. E domande? Allora, se non ci sono domande, io vi leggo velocemente un po' di lavoretto che ho fatto C'è una notizia, no, in questi giorni. Prego, prego, ho letto intervenga. ieri che una notizia di ieri in cui Putin si sarebbe scagliato contro il World Economic Forum, definendola una associazione terroristica, che Schwab avrebbe i giorni contati. Sì, l'ho letta anch'io questa cosa qui, però ti ringrazio Andrea. Queste cose qui vanno sempre prese un po' così, eh? Cioè, è chiaro che Putin sta levandosi alcuni sassolini dalle scarpe, perché è piuttosto incavolato perché il congresso americano ha finanziato, ha rifinanziato, ha dato altri finanziamenti all'Ucraina e quindi lui voleva finirla sta storia e invece capisce che deve continuare, ma queste cose lui le sa già bene, le sapeva già bene prima, perché gli interventi in Ucraina, il numero fa 68, che è l'inizio, il numero segreto ufficiale dell'inizio della Terza Guerra Mondiale.
E quindi lui non può finire la guerra, la deve continuare, perché con quello lì sarà insomma, la motivazione per poi avere la guerra in Europa, perché non la può finire, che gli piaccia o che non gli piaccia, deve continuare. Lui questa cosa la sa bene, perché è nell'agenda che gli hanno proposto. Se no, non avrebbe lui, ragionate su questo, non avrebbe lui iniziato questa guerra in una data che fa 68. Avrebbe scelto, statisticamente parlando, poi capita impossibile. Se lui l'ha scelto quella data lì di intervento, il cui totale numerico fa 68, vuol dire che lui era consapevole di tutto quello che sta succedendo. È consapevole di tutto quello che sta succedendo. Certo, qualche sassolino magari ora, però bisogna anche essere sempre cauti, perché tante volte i giornalisti, come sapete, alterano, cambiano il contenuto di quello che uno vuol dire, e Putin è sempre presente in Svizzera quando fanno queste riunioni, lui c'è sempre, e quindi magari ha fatto questa uscita, bisogna vedere sempre l'originale, bisogna andare sempre a vedere l'originale, le testuali parole di quello che lui ha detto, perché altrimenti una traduzione messa così rientra in tutta quella strategia. Guardate caso che queste cose, in linea di massima, vengono fuori, Andrea, nella cosiddetta informazione alternativa, che non è niente di alternativo, è solo intrattenimento. Io ve l'ho spiegato tante volte, ma e continuate ad ascoltarla, sta gente qui. Continuate ad ascoltarla, carità di Dio, fate il che volete, però dovete ascoltarla. Tenendo sempre in mente che è intrattenimento, non è informazione. L'informazione la faccio io, portandovi dei dati e menzionandovi, se necessario, sistematicamente le fonti. Loro non la menzionano quasi mai, le fonti. Stanno un po' attenti a queste cose. Io lo so che è difficile, ma hanno un certo senso fregato anche a me per tanti anni, in un certo senso. In un certo senso. Però dovete sempre ponderare queste cose qui, che soprattutto la controinformazione vi dice, quelli che fanno finta di essere amici, per capirci, sono tutti gatekeeper pagati dagli stessi, spiegato nel capitolo quarto. Perché se no ti bannano subito. Quanti siamo noi all'ascolto? Quanti siamo oggi? 10, 12? Ma secondo voi noi siamo 12 citrulli? No, è proprio tutto il contrario. Però gli altri hanno. Ma perché queste cose qui non me le dice Mazzucco? Mazzucco non ha le fonti per dirle, parla meglio l'inglese, meglio di me, forse. Dovete chiedervi queste cose qui. Non parla mai di grande reset, o non ne parla mai. In una certa maniera bisognerebbe parlarne. Loro cavalcano l'onda e vi fanno ascoltare quello che voi volete ascoltare, ma nella realtà sono soltanto dei gatekeeper. Come mai non vogliono fare mai dei confronti con me? Pucciarelli, Vitali, Mazzucco, tutta questa gente qui, ma per carità di Dio, ma se gli dice il dottor Max, scappano. Come mai? Sono così pericoloso. Non accetta nessuno, accetta il confronto con me. Come mai vi dovete chiedere, no? Andrea, la situazione è questa. Quindi, so che dite, magari è arrabbiato, può darsi sia un po' qualche sassolino ogni tanto, magari se lo tira fuori, ma un po' fa niente, perché anche lui fa parte di questo progetto qua. A me Putin piace. Mi piace molto come persona, perché è il meno falso di tutti, il più realistico di tutti. Anzi, non so neanche come abbia fatto a reggere in tutti questi anni, perché di pressione addosso n'ha, eh. Vedete, nel corso degli anni sono saltati quasi tutti, eh. È saltata la Merkel, è saltato Sarkozy, ora salterà anche Macron. Questioni poco
secondo me, però chi in linea di massima chi rimane è chi gioca meglio. Chi gioca meglio, quindi vuol dire che lui è un ottimo giocatore dietro le quinte, perché se no non sarebbe più lì. Dobbiamo domandarci, chiederci queste cose qui. Altre domande? Abbiamo già fatto un'ora, quindi si potrebbe anche chiudere. Vorrei leggere qualcosa che ha detto Edward Snowden riguardo al Bitcoin, ma ne ho già parlato di questa cosa qui, è abbastanza evidente. Lui è un'intervista, addirittura l'ho scoperta del 2014, 2013-2014, dove subito disse delle cose sul Bitcoin. Lui, per esempio, dice: io il Bitcoin lo uso per comprare e vendere, ma non come moneta di security, come moneta, perché lui sa bene, essendo un ex dell'NSA, ha cominciato a parlare e ha detto certe cose. Se non è affidabile lui, che ci ha rischiato la vita, chi è affidabile? Lui ha detto: la Bitcoin è stata inventata dall'NSA e dal governo americano per controllarvi e controllarci tutti. Ma pensate che il governo americano vi dia una cosa libera dal suo controllo? Ma lo vedete che è stata l'unica moneta introdotta nel mercato come esperimento, non è stata controllata e non ha passato nessuna regola, nessuna, si chiama, sistema di controllo, che tutte le monete, anche la stessa Fed coin, deve passare, deve essere, prima di essere approvata. No, il Bitcoin è andato libero, tranquillo, così nessuno ha detto niente. Ma davvero? Ma questo è stato 20 anni in America, ma pensate che sia completamente rintronato? Ma andatela a venderla a qualche un altro. Poi attenzione, io non sono contro il Bitcoin, anzi vi devo dire che siccome è garantito dall'NSA, scusate, e in un certo senso sotto anche quello che si può chiamare controllo del governo americano, che non esiste, il governo non esiste, il congresso americano non esiste, cioè non prende nessuna decisione importante, come tutti gli altri governi del mondo. Sono lì per darci la parvenza che esiste la democrazia. Le scelte importanti sono fatte sopra i governi. Se non è chiaro adesso questa cosa qui, lasciamo fare tutto, proprio perché c'è questa, tra virgolette, garanzia delle sovrastrutture, un 5-10% di Bitcoin, compratelo pure. Non ci guadagno niente io e Walter, ma vi dico compratelo pure. Come vi dico, comprate pure l'oro sfuso, comprate l'oro dove volete. A Ovesta, purtroppo, e chiudo facendo un aggiornamento sull'evento, Walter, se parlava ieri sull'evento di Monaco, quale sono stato invitato, a Ovesta purtroppo è la Mercedes e usa un sistema di super sicurezza nel deposito dell'oro. Non può essere confrontata con una Toyota o con una Fiat. Scusatemi, è inutile che mi veniate a dire che l'oro costa troppo. Compratelo dove volete, ma non mi venite a dire che costa troppo. È chiaro che costa troppo, offre un servizio di qualità superiore. Io e Walter siamo qui a parlare, dedichiamo il nostro tempo costa, no? Oppure no? Il mio tempo vale molto, non so il vostro, ma il mio, un'ora del mio lavoro vale un sacco di soldi, anche se poi mi diverto a lavorare. Adesso no, i soldi non sono mai stati molto importanti in vita mia, eh? Quello che vi do come aggiornamento, siamo in chiusura, è questo. Ieri ho avuto una conversazione con Mr. Wang, che è in questo caso il coordinatore di tutti i selezionati, diciamo così, di questi 20 promoter di Ovesta che sono stati invitati a Monaco
a dire la verità, sono quasi 3 giorni, no? Ne parlavo ieri con Walter, perché in effetti dovevano essere 2, ho scoperto che devo arrivare il 17, perché il 18 c'è subito l'intervento alle 10 di mattina, che durerà fino alle 3 del pomeriggio. Dopodiché mi danno una macchina, addirittura un servizio eccellente, mi danno una macchina per entrare in albergo, sono a disposizione praticamente 24 ore qualsiasi necessità abbiamo. Il giorno dopo poi siamo a cena, ritorniamo poi a cena. Il giorno dopo abbiamo un altro intervento, ci portano in giro, facciamo le foto, facciamo una cosa così. Dopodiché il 20, rifacciamo un altro meeting, non so esattamente che cosa, può dire nel pomeriggio, quindi praticamente 2 giorni pieni che stiamo lì. Quindi ho comprato il biglietto, quindi ecco, ho confermato la presenza, mi dispiace che Walter non ci sarà, e quindi sono molto contento. Dopodiché da Monaco, sto facendo un po' di ricerca, ve lo dico così per parlare, probabilmente in autobus, ho scoperto che c'è questa organizzazione tedesca che è organizzata molto bene di servizi di autobus. Da Monaco andrò direttamente a Lucca, eh? Quindi rimango poi una settimana, forse fino a fine, 4-5 giorni a Lucca, perché c'ho da risolvere delle pratiche, diciamo così, della mia famiglia. Dopodiché rientro ad Arezzala, eh? Quindi tutto direi sotto controllo, sto attendendo l'ok dal mio notaio. Nel momento in cui mi dà l'ok, io poi comprerò il biglietto per il rientro. Dovrei rientrare giovedì prima della fine del mese, ecco, 26-27, una di quelle date lì. Quindi tenete presente che un sabato sarò in trasferta e non so, cercherò, faremo sicuramente l'intervento, però ecco, spero che non ci siano problemi tecnici con WhatsApp, o con Telegram. Avete per caso delle domande in chiusura? Una cosa molto curiosa che ho notato, ve la butto lì così, è che i caratteri, che in inglese si chiamano fonts, no? I caratteri, sapete, sono migliaia di caratteri che si usano, sono quelli che usano nei computer, sono di vario ordine tipo, c'è il New Roman, il Times, e poi c'è l'Arial, l'Elvetica, sono tantissimi, no? Eccetera, eccetera. Questo è il mio lavoro. Ho notato che guardando un film l'altro giorno, mi sono accorto, c'era un film, è un film degli anni 90 o 2000 con Angelina Jolie, che si chiama Salt, un bel film. Mi sono dovuto fanno vedere i computer e a colpo d'occhio ho visto che i caratteri che hanno usato, usavano nel computer, quindi il computer governativo, no? Alla Casa Bianca, sono gli stessi che hanno utilizzato per scrivere cryptocurrency decentralized, peer to peer intorno al Bitcoin. Ricordiamoci che la simbologia non mente mai. Questo, volendo, è un altro indizio di quello che vi dicevo a carico del Bitcoin, perché io non l'ho ancora studiato, perché le informazioni sono molto scarne. Io ho ricercato questa cosa qui per avere proprio la prova certa, ma su internet, no, su Google non ho trovato niente. Però, siccome io sono è un po' il mio lavoro, e posso dirvi che è lo stesso font che hanno utilizzato, o un font molto simile, che è nei computer, chi lo sa, che ha un po' di pratica, è il computer, è il font che si usa sempre, sapete? Ora poi finisco la ricerca, vi dico anche il nome del font, eh? Ci sto ancora lavorando, l'ho scoperto 2 o 3 giorni fa. Mentre il font, mi buffo perché vediamo un po' se ve lo ritrovo al volo, che hanno utilizzato per, aspettate un attimo, history, che hanno utilizzato per il simbolo del Bitcoin che originariamente è anche tagliato, no? È anche tagliato nel simbolo perché, eccolo qua, Bitcoin Resolution, come il dollaro, no? Anche quello è una simbologia, è
è tagliato con le doppie barre, se ne notate, come il dollaro. Anche quella è simbologia. Perché devono usare questa doppia cosa che hanno usato anche sul dollaro, nella creazione del dollaro, che ha un significato, perché niente è fatto a caso, però in questo momento ne ha parlato Jordan Maxwell e mi sfugge. Poi magari ora ci faccio mente locale e ve lo dico. E ora ve lo dico un attimo. Bitcoin, eccolo qua. Guardate, digitate, è molto semplice. Alcune cose potete farle anche da voi. Digitate Bitcoin font, style, e si chiama Ubuntu Bold Italic. Immaginate voi, non ho mai sentito di questo nome. Hanno usato come font un font che si chiama Ubuntu Bold Italic. E se hanno utilizzato questo font qui, c'è una ragione anche per questo. Capite? Non l'hanno scelta a caso. Non è che a quel livello lì scelgono un font come lo potevo scegliere io per creare un logo su un'azienda. Che sinceramente io andavo, studiavo l'azienda, vedevo quello che avevano, no, quelle che volevano grosso modo, e magari mettevo lì, studiavo qualche cosa, inventavo qualcosa, ma senza avere nessuna nozione di simbologia. Voglio essere estremamente onesto. Per fortuna grandi pasticci non li ho mai fatti, però sicuramente avere la nozione che ho adesso, beh, insomma, mi avrebbe aiutato molto, perché è a quel livello lì che poi fai la differenza. Perché chi conosce vede la differenza, vede come lavori e capisce chi sei o chi non sei, proprio da quello che fai. Magari se c'è un po' di tempo farò un po' di ricerca anche su questa origine di questo Ubuntu Bold Italic. Altre domande? Vedete quante cose ci sono? Se queste cose qui non si masticano, io non sono un esperto di simbologia, forse dalla A alla Z sono, non lo so, da 1 a 10 sono a 6, 6 e mezzo, forse. Però questo 6 e mezzo mi è più che sufficiente per capire molte più cose che si possono capire altrimenti a condizioni normali. Molte di più. È come una cosa esponenziale. Non è quando passi la soglia, non è che ti va su, no, come un trend normale, ti va su come un'iperbole. Domande? Io oggi, adesso, bevo qualcosa, mi rilasso un attimo e poi vado a fare una bella passeggiata. Io sabato, quando finisco l'intervento con voi, vado a fare una bella passeggiata al mare. C'è un bel golfetto qui, ho scelto questa zona perché c'ha il golfetto, il golfo esattamente come ce l'avevo io nella mia mente. Sono circa 3 km, mi faccio una bella passeggiata, una bella corsa, il bagno, tranquillo, e poi ritorno. Questa è la cosa più importante della mia vita. Mi possono levare tutto, meno che questo. Domande? Sentite, vero? Sì. Buona passeggiata allora. Va bene, allora chiudiamo qua, grazie. Ciao. Chiudiamo qua, abbiamo detto tante cose e ci riaggiorniamo. Ah, ecco, velocissimamente continuerò la programmazione. Ora poi lo riposto di nuovo sui canali. Per la consulenza ora sicuramente andiamo avanti tutti i sabati perché è un momento in cui vedete ci sono tante cose che vengono fuori e va bene. Per il piano B e piano C, gli interventi saranno bisettimanali, quindi poi annuncerò quando, insomma, la programmazione, ogni 2 settimane, non ogni settimana, perché tanto è inutile, sono sempre le stesse cose, no, che dobbiamo dire, quindi non c'è nessun tipo diciamo, di urgenza, non ci sono così tante novità da discutere ogni settimana. Va bene? Benissimo.
Signore, vi ringrazio, vi faccio in bocca al lupo, un ottimo fine settimana e ci riaggiorniamo per i prossimi interventi. Grazie, ciao. Grazie, ciao ciao. Grazie, buon fine settimana a tutti anche da parte mia. Grazie, grazie a Ciao tutti. Walter, Ciao, grazie. buon fine settimana.